Ciao Polletti, questo è Electric. Allora, oggi facciamo un disegno che già ho fatto, ovviamente già l'avrete visto su Instagram. Avevo registrato, ovviamente, ma come al solito mi sono portato molto in là prima di far uscire il video perché sono un buffone. A parte questo, questo è il disegno per Federichita di Violetta Merda. Quindi ci sarà Violetta che sta seduto sopra l'amico di Fede, ovvero Tuberanza. Tuberanza! Che hanno affrontato questo Pokémon XY Extreme Randomizer, dove appunto si sono imbattuti in questo Volcanion imbattibile. Comunque, a proposito di Pokémon, visto che intanto il disegno si fa qui dietro, potete ammirarlo nel pieno della sua bellezza, se vi piace, se fa schifo, bruttezza, come vi pare. Parliamo di Pokémon, perché io sto giocando Pokémon Sole e Luna e il mio obiettivo è sempre non finire la storia e completare il Pokédex, perché quella è una roba che si fa proprio quando c'hai tempo che ti avanza proprio. Oh, non so che fare, sai che metto a completare il Pokédex. Per me il bello di questi Pokémon è arrivare alla fine e iniziare le sfide, quelle più difficili, tipo come nei precedenti Pokémon c'era la Torre Lotta o la mansione lotta, non mi ricordo come si chiamava, su Ora, su XY. Qui c'è l'albero lotta, no? E porca miseria, è possibile? Il massimo che sono riuscito ad arrivare è il 46esimo. Cioè tu devi fare nella prima 20 lotte di fila, nella lotta singolo ad esempio, per sbloccare la super lotta singolo. Quindi la lotta singolo, doppio e multipla, sbloccate tutte le super lotte. Che ho fatto? E voglio finire queste super lotte, perché una volta che le finisci, batti il boss finale, che probabilmente è rosso o blu o qualcun altro OP o entrambi loro, quando li batti sblocchi questa musica da paura da usare nell'online e non so cos'altro. Inoltre, ogni volta che superi le 30, il giorno dopo, la ragazzina che ti fa entrare l'albero lotta ti dice: ecco il tuo premio, e ti dà un tappo d'argento, e i tappi d'argento servono per portare il valore individuale di un Pokémon al massimo e quindi renderlo OP, in poche parole. OP inundato, vabbè, sti cavoli. Fatto sta che sta iniziando a diventare davvero tosto, perché arrivo sempre tipo alla 40esima, non so, una roba del genere, 40esima, 46esima è stato il massimo nella super lotta doppio. Poi arriva qualcuno che fa qualcosa di completamente ingiusto, come un, non so, un team fatto solo di tank o un Suicune con riposo. Ma stiamo scherzando? Porca miseria, però devo finirla. E quindi sto provando ad arrivare di nuovo alla 40 con una delle tue categorie e poi sperare di registrare da lì in poi, perché non voglio registrare tutto il tragitto fino alla 40, perché sono tante lotte, non è che io le faccio tutte di fila. Io, siccome lavoro qui in ufficio disegnando, faccio tipo un paio di lotte, poi lavoro, faccio una pausa, un paio di lotte e poi lavoro, e così via. Quindi se mai vedrete altri video di Pokémon sarà perché ci sono riuscito, se no io pensavo di portare addirittura dei combattimenti online, perché comunque sia, mi ritengo ormai abbastanza bravino ad affrontarli, però non si sa mai, perché trovi sempre certa gente fuori di testa lì fuori, totalmente OP, pronta a romperti il culo. Il disegno nel frattempo sta finendo, spero che vi sia piaciuto questo video, ma soprattutto il disegno. Vi ricordo, lasciate, se il video vi è piaciuto, insomma, mostrate un po' d'amore a questo pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Questo era Electric.